buonasera a tutti, siamo nell'anfiteatro di Coringa Caldieri e per il premio Coringa Città del Mondo, un premio ormai giunto alla 18ª edizione che ha visto tanti coringhesi e tanti personaggi della cultura e dell'imprenditoria calabrese premiati. Questa sera abbiamo per un premio Coringa, appunto Città del Mondo, dedicato ad un imprenditore coringhese, un nostro compaesano, Bruno De Pace, che conosciamo un po' tutti, anche perché ha un'azienda, florida azienda, che ormai sono qualche decennio che produce mobili a livello nazionale. Un premio atteso, un premio che sicuramente farà piacere sia a lei personalmente che anche a tutto lo staff che della ditta. Buonasera a tutti, sono onorato di ricevere stasera questo premio che sinceramente non me l'aspettavo, quindi intanto ringrazio l'associazione per avermi scelto. Come già giustamente diceva Cesare, noi siamo nel settore da parecchio tempo, operiamo nel discorso dei mobili, maggiormente nel settore delle cucine, cabine a mario e living, questa diciamo, è la nostra specializzazione che diciamo, anno per anno cerchiamo sempre di migliorare. Il discorso è che ci troviamo in una situazione poco favorevole a livello strategico e sia a livello di utenza che gira, quindi il nostro problema è quello di far arrivare la gente qua, quindi questo è l'unico problema più grosso che abbiamo, è quello di far venire la gente, perché normalmente la gente dice i mobili dove la Coringa, che cosa ti dice Coringa, non dice niente in questo settore. Non c'è dubbio che dobbiamo anche stare attenti per quello che è la concorrenza e quindi seguire il cliente molto di più rispetto a quelle che sono i grossi colossi, quindi con il servizio veloce, con la disponibilità, con la professionalità e quindi diciamo, essendo anche fuori da quello che è la realtà, il condotto del settore, qui in zona non troviamo una spilla che possa essere a nostro favore, quindi ci dobbiamo rivolgere sempre nel Veneto, nel Pesarese, quindi le grosse problematiche che troviamo, però con la collaborazione dei miei dipendenti, con il fatto dei tre figli che sono tutti e tre in azienda, quindi riusciamo a dare un servizio a 360 gradi al cliente, quindi cerchiamo di farlo rimanere contento e farci la nostra pubblicità è il passaparola più che altro. Allora, lei parlava, prima dicevamo appunto che sono qualche decennio che è sulla breccia, e la bellezza della ditta è anche questa, che è tramandata ormai da padre in figlio, quindi la nuova generazione prende il posto non degli anziani, ma prende il posto, e quindi è un motivo in più anche per essere orgogliosi di questa impresa. Non c'è dubbio che diciamo, i miei genitori hanno iniziato attività commerciale negli anni 50, quindi io ho voluto testardamente continuare l'attività commerciale spostandomi su tutto un altro settore, che è il settore del mobile, però ne sono soddisfatto, ne sono contento perché mi ha dato delle grosse soddisfazioni e quindi lo facciamo con passione. Potevamo avere altre possibilità di spostarci, abbiamo avuto altre offerte, però noi siamo rimasti sempre radicati su questo territorio, su Coringa, perché siamo nati qua e qua vogliamo svilupparci come ci siamo sviluppati. Non c'è dubbio che l'azienda ha una storia e avrà sicuramente una storia, perché dietro di me ci sono
tre figli e quindi sicuramente penso continueranno l'attività, penso che la porteranno avanti con grossa soddisfazione. Noi facciamo dal sito Coringa Inn ancora i complimenti per questo premio prestigioso all'imprenditore Bruno De Pace, augurandogli anche altri successi che sicuramente verranno, perché il prodotto di cui parlava prima, cioè le cucine, soprattutto cucine, sono dei prodotti di ottima qualità che non restano soltanto nell'ambito calabrese, ma vanno anche fuori. Lo ringraziamo ancora e gli facciamo ancora tanti auguri. Grazie e buona serata, grazie a tutti. Allora, ecco il premiato. L'altro premiato, il premio Coringa Città nel Mondo, è un imprenditore, possiamo dire un imprenditore della musica. Certo. Un imprenditore della musica però molto particolare, perché promuove dei cantanti a livello nazionale, internazionale e anche a livello mondiale. Quindi è un onore per Coringa aver premiato appunto Danilo Mancuso, anche perché ha origini coringhesi. Oltre che essere calabrese doc, ha origini coringhesi. Un premio credo inaspettato, ma sicuramente gradito. Assolutamente sì, gradito, l'ho accettato volentieri, con immenso piacere, proprio per l'appartenenza a questa città che ha rappresentato per me momenti bellissimi della mia infanzia, che ricordo sono indelebili nella mia mente, da quando venivo qui da piccolo a trovare i miei zio Vincenzo Russo e zia Savina Diaco, persone che ricordo con grandissimo affetto, insieme anche ai miei cugini Battista, Katia, Teresa, i luoghi che ricordo con immenso piacere, perché appunto hanno fatto parte, diciamo così, della mia infanzia, i momenti belli appunto di una vita. Nel filmato che abbiamo visto, nel bel documentario che abbiamo visto, c'erano tantissimi personaggi della musica leggera italiana. Quindi è un fatto importante, perché curare gli interessi di personaggi del genere non è una cosa semplice. Poi abbiamo notato che ognuno parlava bene, ma oltre questo emerso anche il fatto, come si diceva pure prima, il fatto di scoprirlo anche come psicologo, praticamente non soltanto dal punto di vista economico oppure organizzativo, ma anche essere vicino all'artista in maniera personale. Questo è un fatto molto importante nel rapporto proprio interpersonale che corre tra la gente e l'artista. Sì, diciamo, la musica è sempre stata la mia passione, che mi ha trasmesso mio papà fin da piccolo. Ho svolto un'attività qui in Calabria subito dopo gli studi universitari, un'attività prevalentemente di booking, cioè di organizzazioni di concerti, per poi fare un pochettino il salto dall'altra parte, diciamo sì, nell'aspetto lavorativo, nella gestione, diciamo sì, in maniera più diretta dell'artista, e quindi curare tutti gli aspetti legati alla discografia, alla promozione televisiva, insomma a seguire tutte quelle fasi progettuali di una carriera di un artista. È fondamentale nella gestione appunto di questi personaggi instaurare un rapporto di fiducia, un rapporto che consente la possibilità di avere la fiducia da parte loro, in maniera tale che tutto possa diventare più facile nella gestione. Un'ultima domanda prima di chiudere, perché come vedete abbiamo l'anfiteatro alle nostre spalle ormai vuoto, ma era gremito all'inverosimile, quindi non c'erano più posti, era tutto intorno un
una folla proprio. E una domanda che mi ha incuriosito: siccome ormai, come si diceva anche prima, la discografia è più promozionale, come si diceva, i concerti hanno la gran parte della visibilità di un artista. Organizzare un concerto anche a livello logistico non è una cosa molto facile, perché quindi si troveranno sicuramente molte volte degli intoppi particolari. Come li ha risolti e come li risolve? Allora, innanzitutto, come dire, la mia attività non è esattamente quella dell'organizzazione del concerto, ma della produzione della tournée di un artista. Poi i concerti sono organizzati dai vari promoter in loco nei vari territori, e quindi diciamo ci sono delle dinamiche che hanno a che fare più con l'organizzazione diretta, quindi da parte dei promoter, rispetto invece a chi produce la tournée, a chi produce l'artista, che in questo caso sarebbe la mia struttura. Certo, è molto difficile, devo dire anche le ultime normative sulla sicurezza hanno reso ancora più difficile, diciamo così, e restrittiva le norme che prevedono appunto l'organizzazione degli eventi. Va bene, noi lo ringraziamo perché la serata non è terminata qui, abbiamo l'associazione Percoringa che organizza questa volta la 18ª edizione di questo premio, ha organizzato anche un bel buffet, e quindi andiamo tutti al buffet e ringraziamo ancora e gli facciamo tanti auguri facciamo ancora tanti auguri a Danilo per questo bel premio meritatissimo. Grazie, ringrazio l'associazione per Curinga, ringrazio tutta la città di Curinga, una città che io porto nel cuore, l'ho detto anche questa sera, nei miei viaggi all'estero per motivi appunto professionali, quando organizziamo le tournée in America, in Canada, in Europa, io spesso incontro persone originarie di Curinga e sento profondamente, come dire, che queste persone mi appartengono e, come dire, con loro rivivo, diciamo così, le emozioni di quando io sono stato bambino e ho vissuto qui, come dire, quel periodo bellissimo che porto dentro di me per sempre. Quindi Curinga per me, come dire, veramente mi sento curinghese di adozione, se me lo consentono. Grazie ancora. Una volta c'era un uomo che si chiamava Don Giovanni Pirarella. Si chiamava da cussina che possedia solo una piraredda, una pianta di piro. Allora aspettava a matura non si pira, temmo li vinta. Mo anche uno sordo, poveriedo. Quando era mese d'agosto, che le pira erano belli maturi, si parta e baia dalla vigna. Mo si aduna, mo coglia si pira, per me vinda, per mo assordi, e ti trova alla signora Gurpi incarpinata sopra la pirara che si mangiava le pira. Poveriedo, chiedi era una speranza sua. Quando la vita ci disse, mo t'ammazzo, a Gurpi, che è mastra, ci disse, no, non m'ammazzara, che io sogno capace, mo ti cazzo, mo ti spusi, con la chicchia del re. Sun Don Giovanni, poveriedo, ci disse, e che io, può essere, mo mi piglio alla chicchia del re. E mo vidi, cazzo, mo ta pigli. E allora, Don Giovanni, ci credio, e chi faccia ita? Per mu esta grata che non l'ammazzau, si parta e vai alla casa dell'urre. Vai alla casa dell'urre, a bussa e affaccia la servitura da cornesta. Per mu vida questa, affaccia da cornesta e ti vida idda incarpinata con gli zampi che abbussava. Cue, azia rosa, tu sì, sì, io sogno, aperitimi, che vi dugno una buona notizia. Ah sì, e mo vidimo che ne dice la zia Rosa. Arriva intra, trasa. Assettati, ci dice la servitura. No, io voglio mu parro con sua maestà l'urre. Ah sì, sì. Arriva sua maestà e ci disse,
Buongiorno, zia Rosa. Ca tu come va? Come va per mo vieni ca mia? E Binni muovi puertu una buona nova? Sì, e che buona nova ne puerti? A sua maestà, c'è nu giovani bello che vuole la mano della figlia vostra. Ma è nu giovani bello, alto, biondo, riccio, ma si lo vediti, è nu capolavoro. Ah sì, zia Rosa, sì, è vero. Ma guardate però, amo combinamo lo matrimoni, mo decidimo la giornata che si sposano. Sì, zia Rosa, sì, facciamo lo sabato, e facciamo sabato. Ma sentite, ma per i carrozzi pensate voi, a sua maestà. Sì, non ti preoccupare, che per i carrozzi pensiamo noi. E va bene. Cameriera, preparaci un caffè a zia Rosa, ordinò il re. Ci prepara il caffè e Ida si vivia che il caffè sorseggiando, come una signora. Tra un sorso e l'altro, Ida parlava del matrimonio e contava com'è che aveva un muhanno. E ci dice, allora restiamo da così, no? Per i carrozzi pensate voi? Penso io, zia Rosa. Dopo che restarono tutti belli appattuiti, la zia Rosa sin da io. Buonasera, arrivederci. Arrivederci, zia Rosa, arrivederci. Ma allora restammi da così? Sì. E sin da io. Arriva da Don Giovanni Pirarella e ci dice: mo lo matrimonio te lo combinai, ma mo come combinamo, come riparamo, dove la levamo alla figlia del re? Ah, chi su mo t'avidi tu, ci disse Don Giovanni Pirarella. E allora che faccia? La notte pensa a zia Rosa. Mo come hazzo. E non ci venne un'idea e parte e vaia dallo re. Vaia e abbussa. Què? Sugnù la zia Rosa, apiritimi che staio morendo, ma picciaro cuoco e mi sbamparo tutto, mi dassaro senza una camisa da incuorro. Io mo con lo scuorno vinni qua stamattina, che io come mi presentava la casa reale di sta maniera, mi sbamparo tutto e restammi senza un sordo, senza pane mo mangiamo, senza panni mo ni vestimo, restammi all'astrico. Ma io come facciamo vengo qua? Ma però lo bisogno mi costringio per mo vengo. O zia Rosa, lo re, non ti preoccupare, che per chi su ti dispieri? E chi du poveriedu di Don Giovanni, e chi triguliglia, e chi ciangia, che non sapa come amo si presenta avanzi di voi. E non ti disperara. E poveriedu, mandateci una cosa per musivesta, poveriedu, che non ava niente, restammo a mezzo una via, come riparamo. Non ti preoccupara. E donatemi un morse sapone, mo ne lavamo, che manco sapone vi mocciù. Ci donano un pezzo di sapone, ci aumentano una cosa e supporta. E ancora, e mandateci una cosa. Allora ci mandano un bello vestito a Don Giovanni Pirarella, mo si vesta, ma mo è scicco. Mo caricò da rubi e sin da io a casa. Sin da io e arriva da Don Giovanni. Vi disti che a Dubai apparai tutto io. E come agisti? E mo tu dico, ci dissi che mi misero luci e restammo a mezzo una via. Da così mi ciangevi tutta e mi credio. Persino ci dissi, mo mi donano pezzo dei saponi. Mo vieni, che questo pezzo di sapone ti lievo un la chiumara e ti lavo, mo ti cacci tutto su tarchio che hai. Lo leva un la chiumara, lo spoglia e lo lava a Don Giovanni Pirarella. Lo lavavo buono, a così mattina di sabato, quando gli è pellizziti, era netto almeno. Lo levavo, mattina di sabato, lo vesta, lo intuba e partiamo, vanno, mo si sposano.
Partiro, mo vanno, mo si sposano. E la zia Rosa era tutta intiridata. Partiro. Mentre giro alla casa reale, mo vestano la zita. E poi le ziti avviano, mo vanno a chiesa. La zia Rosa ci disse a Dana, allo re, a sua maestà, a miei mi scusati, che è vero che da sai i camerieri a casa mi preparano, però se non c'è la patrona, o sapete come sta. Io mi indavaio, che se no, cos'è che mi combinano a mia che di Dana a casa? Sì, zia Rosa, fai come credi, ci risponde lo re, saggio. Si partì la zia Rosa e i deliziti erano che si preparavano, mo vanno alla chiesa. E da sin da io, cammin facendo, chi ficia? Vai a danno a legnami, chi c'era da vicino, chi c'era la proprietà, chi passava per la strada, chi da proprietà era tutta dell'orca, chi su era dell'orca, chi due era dell'orca, chi d'altro era dell'orca, tutto dell'orca. E da che faccia? A sto legnami ci hacciahara certi tabelli, per mi mente anta chi da proprietà. E niente piglia chi di tabelli impingia canti canti e sbacchi di tabelli ci scriva proprietà di Don Giovanni Pirarella, proprietà di Don Giovanni Pirarella, proprietà di Don Giovanni Pirarella. Tutti i poderi che erano dell'orca diventarono tutti di Don Giovanni Pirarella. Idda camminava, camminava e scappava, scappava e scappava e scappava e ci incontra l'orca. E ci disse, orca, va ammucciati, che lo re sta sposando la figlia oia, e t'ammazza. E cape chi mi ammazza? T'ammazza, va ammucciati. Poveredda, vai e si inciupa un tocco cipana. Mo s'ammuccia. Si inciupa un tocco cipana e ci disse, de dove vivi lustro? Ci dice da intra l'orca. E a urpi de ora, de ca, de ca. E chi da poveredda buttava carti, piezzi tutto, per moesta tutto buio. De dove vivi ancora? Risponda la vurpi, de nudda vanda, è tutto scuro. Allora sparano cosparo e sbampa chi d'orca da intra. Sbampa chi d'orca da intra e la puzza come squagliava chi do grasso. Mamma che puzza! Allora così l'orca morio. Morio. E quando passava la zita da chi da strada e vedi a tutti chi di tabelli che su c'era scritto proprietà di Don Giovanni Pirarella, proprietà di Don Giovanni Pirarella, proprietà di Don Giovanni Pirarella, la figlia dello re s'annacava tutta, si scialava, no? Madonna, chi su ricca io, dicia. Arrivano le ziti in ta casa dell'orca e la puzza di chi da orca che si sta sbampando ci imbuddava li nasci, li cannarozza, tutto. Madonna che puzza, madonna che puzza, facevano tutti i genti invitati. E idda si vota e ci disse in italiano, scusate, c'è l'arrosto delle capre, questo è l'arrosto delle capre che serve per il pranzo. Idda Hagia caparrava l'italiano, no? Allora, quando arriva Dana, la figlia dell'urre, non c'era niente. Per bicchierini, lì c'erano poco d'acqua e zucchero, rovinati. Comunque, l'orca morì. La proprietà diventò tutta di Don Giovanni Pirarella e Iddo diventò ricco. E stacino buoni pua, perché la vigna era sua, le varie erano sua, terreni erano sua, c'erano urano. E quindi diventano ricchi, qua proprietà dell'orca. Comunque, siccome la curpi è sempre mastra, chi ficia? Un giorno, in giù che era morta, e si curcava un tammienzo alla camera, a uso che era morta, si curcava, ben morta. Don Giovanni e la moglie dissero subito, pigliala, pigliala, pigliala e gettala ora la curpi, pigliala, pigliala e gettala ora. Stittero un morso, e dopo un morso la curpi dice che si riviglia, carin beniu, a mia iettati, che io ben mi sposo misi la hacci, dove non volia mentire le piedi, e mo mi iettati ora. E da, da, scusa zia Rosa, noi dissimo, moriu e aiettamo. A mia, io non mi meritavamo mi agite di sta maniera. Dopo di quel giorno, alla zia Rosa la veneraro come quando era una cristiana e quando morì la seppelliro in talo campo santo stretta la foglia
larga è la via, dite la vostra che è detta la mia. Giuseppe Michienzi, buonasera amici. Giuseppe, vieni qua cortesemente. Beh, è un premio, una manifestazione come quella che ormai da tanti anni celebriamo e che è fortemente intrisa di territorio, io direi anche di coesione popolare, quale quella del premio Curinga, beh, non poteva certamente così eludere un momento anche di drammatizzazione vernacolare, Giuseppe. Come mai avete scelto questo passo? Questo è un racconto che fa parte di una serie di racconti della nostra tradizione popolare. Racconti raccolti all'interno di Stretta e la foglia, larga e la via, redatta da un insieme di professori. Vedere. Mettiamolo anche in favore di camera perché è importante avere anche un riscontro. Da un gruppo di professori curinghesi. Il professor Sebastiano Agruso, il compianto professor Sebastiano Agruso, Giovan Battista Calvieri, Palma De Vita, Pietro Monteleone. Quindi è un frutto, è il frutto di un lavoro che di un lavoro di ricerca che questo gruppo di professori insieme ad altri alunni della scuola di Curinga hanno fatto negli anni precedenti, intervistando proprio persone di Curinga, registrandoli e trascrivendo su questo libro proprio così come questi racconti venivano raccontati. Ne è nato un bel lavoro, direi anche sì, un capolavoro letterario. Assolutamente, che... ovviamente questa è la parte della prosa. Ci sono altri volumi che invece è una raccolta riguardante la poesia e quant'altro, insomma. Ci sono anche le traduzioni a margine? A margine ci sono anche le traduzioni. Quindi un lavoro completo. Grazie Giuseppe Michienzi, che ritroveremo tra poco. Beh, come leggete dalla locandina che abbiamo in questo mitico Widwell, in questa edizione, il premio è diventato maggiorenne. Questa iniziativa ormai va verso il 18esimo, ma forse 19esimo, perché dobbiamo contare anche il 25esimo dell'associazione che abbiamo celebrato qualche anno fa proprio in piazza. E io una cosa la voglio dire, perché guardate, nella Calabria premiale, nella Calabria delle iniziative che vanno e vengono, nella Calabria dove certe manifestazioni, se c'è la sovvenzione pubblica allora va bene, altrimenti non la facciamo, arrivare a 18 numeri, a 18 edizioni, e ci auguriamo che tante altre ce ne possano essere, è un grandissimo traguardo che testimonia di un attivismo dell'associazione per Curinga davvero ammirevole. Non lo dico perché ho modo, la gioia, io direi anche l'onore di presentare questa iniziativa ormai da qualche anno, ma ci sentiamo, ci seguiamo reciprocamente e vedo che l'associazione per Curinga è radicata proprio nel territorio, vero sindaco? Poi parleremo anche con lei. E molto spesso l'associazione per Curinga, devo dire, è stata anche un po' una amministrazione parallela, senza mai sovrapporsi, no? Ha operato con delicatezza, perché quando ci sono periodi che non vanno a livello amministrativo, di vacche magre, sappiamo come sono ridotti i comuni in Italia, non soltanto in Calabria, e allora l'associazionismo può diventare quella marcia in più. Io lo dico, lo ridico, ma è davvero così a Curinga. Per carità, ci sono anche altri sodalizi, e sono sodalizi che stimolano la coesione, e i risultati sono questi. Con poco, con il semplice ritorno alle radici, si fa tanto, si riesce a creare un momento di aggregazione nel cuore dell'estate. E vi posso assicurare che, diciamo, facendo anche questo lavoro di conduzione, ne vedo tante, non è proprio facile in Calabria e non solo. Ma a riguardo io farei subito un applauso al nuovo presidente, Vincenzo Denisi, che abbiamo modo di salutare per la prima volta in questo premio. Allora, Vincenzo è un signore di poche parole, si direbbe di molti fatti. Ci siamo, così l'ho rassicurato sul fatto che non gli avrei chiesto moltissime cose, perché lui ama fare, ecco, lui ama fare, non dire, però Vincenzo qualcosina bisogna dirlo sull'organizzazione di quest'anno, sulle attività di quest'anno, che sono tante, a conferma di un calendario sempre molto ricco. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qua. La sessione per Curinga dopo la
la famosa bettola quest'anno è stata impegnata in altre manifestazioni come momenti diversi con alcune recite di poesia e con un attore che ha recitato due volte, è venuto due volte a recitare sia Dante che Manzoni. E niente, io voglio salutare tutti quanti voi, sono emozionato. Ma perché sono tanti anche quest'anno i nostri amici, no? Sono emozionato. Poi grazie ai social, mi piace dire questa cosa, si arriva ormai in tutto il mondo ed è bello, no? Avere un link continuo, un filo diretto con i curinghesi che ci vedono in varie parti del mondo e che hanno modo di riappropriarsi della terra, ma lo fanno anche cittadini di altri paesi, perché ripeto, c'è questo esempio di coesione che è una bella lezione ed è qualcosa che molti paesi anche del comprensorio imitano, a volte con successo, a volte meno, per cui Curinga deve essere davvero orgogliosa di questa sua cultura popolare che si rinverdisce non una volta l'anno, Presidente, ma tante volte, perché tu facevi riferimento alla bettola. Beh, la bettola, stiamo parlando ormai di un evento a livello internazionale perché attira persone da un po' tutta Italia, non solo. Tutta Italia aspettano la terza domenica d'ottobre per poter arrivare alla nostra bettola. E sulla bettola secondo me si deve ragionare ancora di più, no? Quest'anno faremo il 25esimo della bettola, quindi faremo qualcosa in più, stiamo vedendo. Gliela posso suggerire poi una idea al sindaco, col tuo permesso? Certo. Perfetto. Certo, sicuramente. Facciamo una giunta illegittima nel vivo del premio. Allora, io volevo salutare tutte le autorità qua presenti e vi aspetto per giorno 10 con vicoli e gusti. Grazie, ma poi parleremo dopo perché ci saranno dei vari momenti premiali, non sono tantissimi ma sono ben studiati, ben accurati, dove avremo modo nuovamente di ascoltare il Presidente. E ora andiamo ad un classico, no? Del premio Curinga, di questa iniziativa. Io chiamerei subito Elisabetta Panzarella, che mi ha sempre assistito in maniera egregia. Elisabetta, prendi il microfono. Buonasera a tutti. Beh, ho chiamato Elisabetta e quindi le do subito questa incombenza, perché lei insieme ad altri evidentemente cura sempre con grande attenzione un momento davvero importante che crea anche una certa competizione. Ecco, parlavamo di coesione popolare e anche di sana competizione tra gli studenti, perché sì, ogni anno è bello questo. Ecco, ogni anno vengono premiati gli studenti più meritevoli, no? Lo studente più meritevole dell'anno. Sì. Noi Io calcoliamo... ho detto lì perché quest'anno è un po' particolare, ecco. Ora ce lo dici. Noi calcoliamo gli ultimi 3 anni di scuola superiore e quest'anno c'è una novità. Quest'anno c'è stato un ex aequo, quindi ci saranno 2 premiati. Pensa tu. È bellissimo perché ci sono state tante, abbiamo ricevuto tante domandine, tanto studi abbiamo fatto e la cosa che mi ha fatto piacere è tornare un pochino indietro nel tempo, perché all'ultimo mi sentivo tipo, hai presente quando c'era lo Zecchino d'Oro, la canzone più bella, 10, 10, 10, 10, noi ci sentivamo così, perché l'ultimo anno tutte e due le ragazze, perché sono 2 ragazze, hanno avuto tutto 10, quindi storia 10, cose, noi eravamo entusiasti. Tu interpretavi la buon'anima, sì, di Maria Leventre. Perfetto, Maria Leventre. Grande, indimenticata. Sì, sì. Il Mago Zurlì chi era? No, non c'era. C'era Giuseppe come Mago Zurlì. E allora, per la prima volta forse nella storia di per questo premio, nel più generale premio, si è registrato un ex aequo. Un ex aequo. Incredibile, perché voi tenete, cioè voglio dire, monitorate gli ultimi 3 anni di rendimento. Sì, più il voto finale. È possibile che qualche punticino in più, in certo, meno, ci sia, certo, una flessione. Anche un millesimo. Invece questi sono partiti uguali e sono arrivati uguali. Precise, incredibile. Proprio incredibile. E allora? Diciamo che è stata una cosa anche a livello nazionale, il Sud ha spiccato. Qualche e noi, parametro ce lo puoi Curinga, dire? Qualche parametro di quelli che seguite per arrivare a questo punteggio poi? No, noi facciamo dei calcoli matematici proprio basilari, facciamo dei conteggi. Non ci si può sbagliare. Sì, si possono verificare su carta. E allora io direi di ringraziare, fare gli auguri a Francesca Panzarella e ad Antonietta.
Antonietta Veneziano. Francesca qui. Panzarella in questo momento non c'è, ecco, perché si trova una vacanza studio a Malta. Una vacanza studio, però noi abbiamo una sorpresa e ce l'abbiamo soprattutto per le persone più care, perché forse riusciamo a fare un collegamento in diretta social, vediamo se riusciamo a chiamare tramite Messenger, ecco, lì lo schermo ci permetterà di averla in diretta. Francesca, la stiamo chiamando? Sì. Lei mi vede, ci vede. Quella piccola, piccola grande genia. Oh, non mi fate perdere sta bella presentazione. Ci ho messo il cuore. No, sto scherzando. Francesca, mi senti? C'è un po' forse di ritardo. Francesca? Io non sento. Noi sì. Noi sì, e come? Bella voce squillante, anche radiofonica. Ok, ora sento, ora ci bene. Sono. Dove sei? Qui dietro, di la verità. Vuoi fare una sorpresa? No. Tra poco spunti fuori. No, no, questa volta no. Dove ti trovi? A Malta. Wow, vacanza studio ci dicevano. Ma sì, è difficile studiare a Malta in agosto, una bellissima isola, tanta bella gente. Vabbè, si cerca di fare un po' tutto. Senti, papà, sto bene? Sì, sì. Hai altre comunicazioni da fare, così insomma ne approfittiamo. No, no, sto bene, va tutto bene, tornerò a casa sana e salva. Quando rientri, Francesca? Domenica prossima, l'11. Peccato. Cioè domenica, sì, questa. Hai una faccia nel dirlo, peccato, eh. Senti, allora, tu sei stata premiata insieme ad Antonietta Veneziano, siete arrivate in pratica, siete partite dalla griglia di partenza proprio a braccetto e siete arrivate appunto alla fine, insomma, sempre insieme. Vi conoscete, tra l'altro? Sì, 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 ovviamente. Ho capito. Adesso ci saranno gli studi universitari, tu hai già deciso cosa vuoi fare, in cosa vuoi specializzarti? Sì, matematica. Matematica, pensa un po'. Qual è la tua passione più grande relativamente alla matematica? C'è un obiettivo tra gli altri che vuoi raggiungere? Cosa ti prende di più di questi studi che saranno certamente difficili ma alla portata di un genietto quale tu sei? No, non mi reputo un genietto, mi reputo solo una persona che studia. I calcoli matematici poi dicono quello però, che sei vicino ad Archimede. Poi... Cosa? Che sei vicino ad Archimede, io ho visto i calcoli matematici e siamo lì, No, no, niente, la cosa che mi piace di più della matematica è il fatto che molti la considerano solo numeri, in realtà è una forma di pensiero, cioè non è per fare retorica, ma è perché davvero, forse quello che diceva Galilei è vero, che la natura è fatta di matematica, e quindi niente, voglio fare matematica, voglio insegnare e speriamo bene. E magari fare anche un po' di ricerca, C'è bisogno. Lo so, però io penso che ognuno debba seguire le proprie passioni e niente, mi piace un sacco insegnare e voglio fare questo. Poi in un futuro non si sa mai, però per ora... Noi auguriamo alla tua intelligenza vispa, si nota anche a distanza attraverso questi freddi strumenti elettronici, ma che tanto comunque riescono ad avvicinarsi, di fare ricerca, di appassionarti come ti sei appassionata finora negli studi superiori e di profondere tutti gli sforzi, non lo dico per fare un pistolotto retorico, ma perché dobbiamo crederci, in Calabria, nelle nostre università, va bene? Grazie, una cosa sola, volevo salutare tutti e ringraziare soprattutto l'associazione per questa opportunità e per un'opportunità che da ogni anno non solo a me ma a tanti ragazzi che meritano. Niente, io sono solo una tra tanti, infatti il fatto che quest'anno siamo state in due dimostra il fatto che ci sono tante persone intelligenti nel nostro paese e tante persone che però si perdono. Bravo. E quindi niente, un grazie all'associazione proprio perché in questo modo alimenta un pochettino nel nostro piccolo quella che è la voglia di studiare, di conoscere, di apprendere e di viaggiare anche. Non vuoi sapere cosa hai vinto? Va bene, sì, anche se io sono molto... Sì, lo voglio sapere, sì. Un viaggio a Malta. No, scherzo. Va bene, va bene.
Lo prendo. Oh, tanti auguri, in bocca al lupo, grazie, e grazie mille per essere stato con noi, una gran bella sorpresa. Ciao, grazie Francesca. Mille. Mi è piaciuta questa cosa, valorizzata poi tra l'altro dal supporto tecnico. Molto bella. Ti ho visto pensierosa, tutto ok? No, tutto bene. Perfetto. E, beh, però chiamiamo anche Antonietta, certo. Veneziano. Sono presente. Ciao Antonietta. Bacione. Bocca al lupo, vieni qui, mettiamoci qua. Anche in favore di camere e telecamere. Io saluto i colleghi di STV e il nostro amico De Grazia, Antonio Mercuri e gli altri della stampa, Cesare, perché vedete, è sempre importante, non saluta mai nessuno gli organi di informazione, è come se gli organi di informazione dovessero per forza seguirci, no, loro scelgono, fanno opera di discernimento e decidono, come in questo caso, di visibilizzare e promuovere il premio Curing, e questa è una cosa importante che va detto, perché non è scontato che i colleghi debbano seguirci, bisogna meritarla l'attenzione. Come nel caso di specie, Antonietta, allora, che studi hai fatto? Io ho fatto il liceo scientifico. Avviciniamoci. Il liceo scientifico qui alla Mezia. Ecco, che ambizioni hai a livello universitario? Io vorrei fare il medico. Ah, quindi voglio dire, dalla medicina, dalla matematica, adesso dalla medicina. Quale branca? Hai già le idee chiare anche sulla branca? No, ancora no, però vediamo. Innanzitutto speriamo di entrare prima, poi... perché ci sono ormai queste famose preselezioni, qui bisognerebbe aprire anche un momento di dibattito, magari lo faremo qualche volta, perché insomma non è giusto che chi ha la passione, no, poi alla fine debba trovare questi scogli, questi ostacoli, e noi però ti auguriamo di superarli, anche perché anche tu hai l'intelligenza vispa, si vede dagli occhi e si vede dagli ottimi risultati che sei riuscita a macinare in questi 3 anni. A Malta anche tu? Io no, a Barcellona sono stata. Antonietta Veneziano, l'altra premiata. Elisabetta, consegniamo la pergamena. Mettiamoci in favore sempre di camere e telecamere. Speriamo che tu la tenga sempre cara accanto al diploma. La borsa di studio. Anche questa. Accanto al diploma pure. E un piccolo omaggio floreale. Grazie. Per te da parte nostra. Grazie. Perfetto. Oh, Antonietta, mi sono dimenticato di dirlo a Francesca. Guarda che la stessa commissione che vi ha analizzato, no, per 3 anni continuerà anche negli studi universitari, quindi non rilassatevi. Questa, certo, commissione, certo, seguiamo, certo. Questa commissione si chiama Paese, si chiama Curinga, figlia vicina ai suoi figli, come in questo caso, quelli più meritevoli, ma anche quelli che non sono meritevoli bisogna sostenerli con questo calore. Grazie, ciao! Noi le auguriamo di arrivare, sia lei che Francesca, di arrivare dove vogliono. Sei stata impeccabile, lo siete stati, perché comunque è stato un lavoro di gruppo che è durato 3 anni, quindi insomma non è che è uno scherzo anche in questa edizione. E cosa ci dobbiamo aspettare? 3 premiati l'anno prossimo. Ah, facciamo. È bello perché significa. Magari tutte e tre in giro per il mondo facciamo interviste. Perfetto. Premiamo, no, anche i Pierini, certo. I Pierini della situazione, no? No, certo. No, adesso consegneremo naturalmente al, certo, papà anche la borsa, beh, di, certo, studio, e anche i fiori, perché è giusto. Mi sembra giusto, beh, al bardo. Assolutamente. Comunque si stava divertendo, era tranquilla. Prima i fiori. Questo è stato il viaggio premio? Sì. Lo dice come oh, sapessi quanto mi è costato, figlio mio. E vabbè, però dai, almeno per una buona causa. Auguroni, grazie. Buona continuazione a tutti. Grazie a te, grazie a Elisabetta Panzarella che ci ha assistiti come al solito con grande cura. Ora un momento sempre caratteristico, sempre radicato, no, nelle origini di Curinga. Oh, in molti contesti le origini sono pallose, qui riuscite a ravvivarle bene, insomma, dai, è un pubblico che veramente ci tiene, non è la clac precettata il premio Curinga, è gente che ci tiene, che aspetta questa manifestazione per mesi, durante un anno, e si vede dall'attenzione che ci si mette e anche dalla passione. E a proposito di passione, io lo so perché ce n'è tanta, perché le tradizioni
vengono raffigurate, vengono raccontate ogni anno nel calendario proprio curinghese, e c'è questa edizione del 2020 che già si annuncia straordinaria. Ne parlo sempre con Giuseppe Michienzi. Io vorrei averne però una copia, ne vorrei avere anche una copia se riusciamo, perché è giusto mostrarla al pubblico, mostrarla anche ai colleghi, perché si tratta poi, Giuseppe, anche questo di un lavoro molto duro. Grazie. Assolutamente sì, un lavoro anche questo di raccolta di foto, anzi in primis la scelta del tema, a seguire la raccolta delle foto. Ora, il filo conduttore è quello dell'anno scorso. L'anno scorso il calendario era concentrato sulle donne. Ricordo, bellissimo. Ora, dato che il materiale era tanto ed è tanto, perché per le donne ce n'è sempre, però quest'anno abbiamo voluto mettere la donna come protagonista, ma attraverso l'arte del ricamo, che qui a Curinga è cosa molto importante, è un cardine, no, della società. Sì, perché pensiamo, lo è anche adesso, vero Giuseppe? Beh sì, non come molti anni fa, però sicuramente è molto importante adesso, e si distingue anche adesso nel 2019. Se pensiamo che tantissimi anni fa era una cosa molto importante, perché era un'arte che si tramandava da madre in figlia. Quindi il detto era ahigianta la hascia ad otanta la cascia, che significa che i bambini erano appena nati, già avevano la dote pronta per il matrimonio. Quando c'era un corredo, no? C'era un corredo. Quando poi le bambine crescevano, iniziavano ad andare dalle maestre per imparare, perché a loro volta dovevano creare loro il corredo per la generazione successiva. Quindi state vedendo, nel mentre noi colloquiamo, vedete anche come particolareggiata la grafica, elementi fotografici di pregio, fotografie, caro Giuseppe, ben conservate, perché senza la generosità popolare, no, che mette a disposizione queste vere e proprie testimonianze storiche, non sarebbe possibile fare un'opera del genere. Quindi va fatto un plauso anche alla gente di Curinga che le disotterra, no, dai propri ricordi, dai propri archivi, per proprio renderle così fruibili. Questa è una cosa molto carina. Ma anche perché chi ci permette di usufruire del loro tesoro, sono fieri di dimostrare, di far vedere queste loro foto. E infatti, e ce ne sono tante, perché poi ne raccogliete, arrivano anche dai curinghesi che stanno all'estero, vero? Sì, moltissimi anche dall'estero, che poi ogni anno sono le foto inedite. Insomma, un 2020 all'insegna del ricamo, che ha in Curinga, il caso di dire, una culla rinomata, ben nota, e sarebbe bello anche metterle insieme queste cose attraverso laboratori, tessili che facciano rivivere una vera e propria arte. Riprendere, no? Sicuramente questa disciplina, che non, certo, non sarebbe una... Ne parlo col sindaco anche di questo, va bene? Okay. Va benissimo. Ne ho tante cose da dire al sindaco. Cos'altro possiamo dire? Beh, come intanto averlo questo calendario? Già stasera ci sarà uno stand dove sarà possibile acquistare il calendario, ma come ogni anno da qui fino alla Befana, insomma fino all'Epifania, ci saranno vari stand durante le nostre manifestazioni, quindi a Vicole Gusti, alla Bettola e via dicendo, ci saranno vari stand dove è possibile acquistare il calendario. Perfetto. Quel signore volevo portarlo qui. Cesare, ti sei scansato? Io ti volevo un attimino qui. Ecco. Poi ovviamente è possibile anche acquistarlo in alcuni punti vendita, come ma poi anche tramite la rete, tramite social, si possono prenotare attraverso. Stavo dicendo a Cesare, si parlava di tradizioni, si parlava di curinghesi nel mondo, e Cesare è tra quelli che promuove il paese, questa cultura, in maniera davvero egregia. I suoi video che vanno su YouTube, sul sito, ci consegnano, non una volta all'anno, ma continuamente, lo spaccato di Curinga.
lunga che fa piacere vedere anche fuori dall'Italia. Grazie Cesare per quello che fai. Una bella azione giornalistica, senso pieno e promozionale. Giuseppe, grazie. Grazie a te. A prestissimo e buon lavoro con il calendario. Ora, signori cari, arriviamo... Un po' di suspense. Una personalità che è sempre stata dietro le quinte, ma questo non la rende meno importante di altre che hanno avuto la luce e hanno continuamente la luce dei riflettori. Promuovere il bello, promuovere il piacere, rinnovare le emozioni attraverso la cassa di risonanza forse più bella delle emozioni, che è la musica, io credo che sia un'attività, sia un'impresa di vita, ancorché commerciale, ancorché imprenditoriale, di cui andare fieri. Se poi questa personalità ha avuto modo di trascorrere tanto tempo, l'infanzia, no? Forse il tempo più bello, a Curinga, beh, credo che il riconoscimento e la testimonianza assumano maggiore pregio. Io stasera voglio parlarvi, ma tra poco lo faranno anche altri meglio di me, di Danilo Mancuso. Beh, su Danilo ci sarebbe molto da dire. È un figlio di Calabria, è un figlio di questa terra, ha studiato in Calabria anche l'università, dove si è laureato in economia e commercio, ma poi ha voluto realizzare gli studi e in pratica attuare quelle che sono le conoscenze che gli sono derivate dal percorso universitario, spendendole nel mondo della musica, spendendo nell'impresa musicale, sulle orme anche del papà, soprattutto del papà, che è stato il suo maestro, che seguiva durante l'attività proprio di impresario musicale. Ed è lì che se ne è nutrito di questa attività, ed è lì probabilmente che ha cominciato ad assumere i cardini della sua passione, che poi lui ha attuato grazie alle conoscenze universitarie, e quindi è diventato un punto di riferimento nell'attività di booking, un punto di riferimento nell'attività di produzione. Sono tanti gli artisti, Toto Cutugno, Annalisa Minetti, Ivana Spagna, veramente tanti, poi ne parleremo. Ma la più grande intuizione dal punto di vista del conduttore, dello speaker radiofonico che vi sta parlando, dal mio punto di vista, è stato quello di capire che alcuni grandi artisti che hanno caratterizzato stagioni di vita, della nostra vita, molto serie, molto ben vissute, quali appunto Toto Cutugno, Ricchi e Poveri e altri artisti, avevano una possibilità di radicamento in territori molto lontani dall'Italia, la Russia, l'est europeo, un mercato vergine fino a qualche tempo fa. Ecco, Danilo, dal punto di vista imprenditoriale, ha capito le potenzialità di questi artisti, che potevano avere questi artisti in quelle terre lontane, steppose per certi versi, che arrivavano alla musica pop piano piano, gradatamente, dopo anni, dopo decenni di cortina di ferro, dove o ascoltavano gli inni del regime comunista o non ascoltavano nulla. E questa è stata un'intuizione. Lui da questo punto di vista è stato un antesignano, molti stanno cercando di imitarlo con alterni successi, ma lui ha aperto le porte. Io non voglio più parlare perché c'è chi lo farà meglio di me. Vi dico soltanto che Danilo Mancuso è una personalità a cui dobbiamo molto. Guardiamo. Danilo, la cosa che
nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Spero di promuovere gli artisti, di portarli nei paesi. Barca che è volata in cielo, e i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero, pur di vedermeli arrivare, e il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire, in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento, da questi signori che io conosca. Calabresella mia, Calabresella mia, Calabresella mia, facimma muri, trallallallero. Allora, io posso aggiungere una cosa? Di Danilo noi abbiamo un ricordo incredibile, del papà di Danilo, il professor Mancuso, che era il nostro esclusivista per la Calabria. Beh, si portava a volte questo bambino di 12 anni, 13 anni, che era Danilo, appassionato di musica, e comunque ha cominciato molto presto a fare questa vita e questo mestiere. Cioè, noi lo conosciamo da bambino, Danilo. Danilo Mancuso. Sceglie la seconda, e questo devo dire che è una caratteristica soltanto di manager di vecchia scuola, o forse anche di quella nuova, ma non le ho ancora incontrate. Lui è un calabrese di pura razza, ho sentito nel messaggio che gli ha mandato proprio a lui, è un calabrese veramente, quando andiamo in giro per il mondo ci deve essere la Calabria da qualche parte, in un ristorante o in un albergo. Quindi è veramente uno che si manifesta calabrese in tutti i sensi. Io ho conosciuto anche il suo papà e l'ho sempre chiamato il grande capo indiano, perché mi sembra proprio, a parte che è una persona stupenda, è un uomo saggio. E secondo me Danilo è cercato molto il riferimento suo padre. È stata una legge importante per lui. Ed è riuscito con la volontà, ha preso praticamente la iniziatura, faceva lui, che secondo me Danilo da qui era tanto suo papà. Il fatto di essere nato dai live fa sì che Danilo abbia un'esperienza specifica nell'organizzazione di concerti, e siccome la storia di oggi dimostra che il punto focale della carriera di un artista è il concerto più che il disco, che è diventato un po' un gadget promozionale, e indubbiamente in questo Danilo è stato avvantaggiato. Poi la sua curiosità, la sua intelligenza, insomma, l'hanno spinto a occuparsi di tutto quello che riguarda alcuni artisti, e in qualche modo si è allargato la sua esperienza, è diventata molto più completa, ma è importante che lui sia partito proprio dai concerti. Lui ha vissuto una realtà, cioè non è che si è messo a fare il manager
di persone, non sapendo cosa vivono queste persone dietro, no? I cantanti, lui ha vissuto la vita dei cantanti proprio, per cui sa meglio come gestire la situazione. Infatti lui, secondo me, è sempre presente, cerca di togliere tutti i problemi che ci sono sempre. Lui è veramente bravo, è una persona che si dà da fare tantissimo per alleggerire tutte le problematiche che ci sono, ma proprio perché le ha vissute. Da quando l'ho incontrato e abbiamo cominciato a lavorare insieme, devo dire che parto con gioia da casa per fare un concerto che lui ha organizzato. Ti puoi fidare, puoi dire, lui è, oltre a un grande manager, è uno speciale amico. Io lo posso dire per averlo provato, per averlo frequentato, e direi anche che coniarei un detto di Danilo Mancuso: bisogna farne un buon uso. Io sono sempre un po' per tutta la vita, lui sarà sempre un cavaliere. Dani è molto determinato. Dani, secondo me, ha un punto d'arrivo. Danilo, come tanti personaggi del sud, hanno voluto tagliare il cordone umbilicale con la propria terra per cercare di più, ma sentendo dentro di sé la sicurezza che ce l'avrebbe fatta. Anche lui nato in Calabria, aveva la certezza di tanti concerti l'anno, però ha voluto sfidare. Si è andato prima a Roma e poi ancora il salto più, non direi più importante, ma più speciale, la città di Milano. E lì ha fondato la sua organizzazione, che è un'organizzazione che funziona alla grande, che è espatriata ormai. Noi parliamo di Milano, ma si può dire ormai Mosca, si può dire Tashkent, si può dire Tallinn, si può dire il mondo. Tiberio, Toto c'è, Toto è arrivato a Kiev. Ciao Tiberio. Insieme a noi c'è anche il suo manager Danilo Mancuso, con il quale chiariremo alcuni aspetti di questa vicenda. Toto ha subito un danno d'immagine da questa vicenda? Più che un danno d'immagine, una grande delusione, un piccolo gruppo ristretto di persone che considera Toto indesiderato nel proprio paese. È assurdo, è impossibile a credere. Io voglio l'occasione per ringraziare l'ambasciatore Davide La Cecilia, che fin dal primo momento ha seguito la vicenda ed è stato molto vicino a noi. Le grandi persone sono quelle che non si esaltano troppo di fronte alle vittorie e non si deprimono mai di fronte alle sconfitte. Quindi in questo Danilo è palesemente una persona così, è una persona che difficilmente vedrai con la testa tra le mani e difficilmente lo vedrai ballare sui tavoli. È sempre così, nella vita devi decidere se fare la locomotiva o il vagone, lui è la locomotiva. Da quando siamo con lui finalmente siamo rinati, perché prima c'erano delle cose che non ci piacevano, adesso devo dire tutto perfetto. Nei contatti con l'artista il manager non perde mai di vista il fattore distanze, sono quelle distanze necessarie, indispensabili affinché uno perché e l'artista non rimane mai in campo dell'altro, questa notte. Quindi c'è un gioco sottile sulle ore più lunghe che non passano mai. Questo è un maestro, cioè, e se gente come
pensavo queste mani che uso le grandi e Danilo ci sa fare. Si capisce quando mi alzo bene, capisce quando non mi sono sentito magari bene durante la notte, capisce quando sono nervoso, capisce quando ho litigato con una persona e quindi è una persona molto, molto profonda. Beh, il manager è uno psicologo anche, è molto importante che sappia come gestire gli artisti, anche i loro capricci, i loro desiderata, questo ci vuole misura. Ecco, Danilo è una persona che ha misura, è una persona che ti dice che tutto va bene anche quando magari non è esattamente così, però quell'artista ha anche bisogno di essere rassicurato. Io devo dire che Danilo è un buon psicologo. Questo è un aspetto di un manager che non tutti i manager hanno. Ci sono manager che si smontano subito quando le cose vanno male e ci sono manager che ti illudono tantissimo quando vanno bene o quando cominciano ad andare bene. Dice, ma avrà un difetto Mancuso? Secondo me dobbiamo ancora cercare questo difetto. E se ce l'ha non viene ascolto per bene. Quindi, siccome dico questo perché ogni essere umano c'è sempre la dobbia delle cose. Danilo, questo lato B non l'ho ancora presentato. Intanto da parte mia un abbraccio, un augurio vero e soprattutto vai avanti così perché non stai sbagliando una mossa. E due volte il manager del lavoro, il manager anche dell'anno, già nel senso. Molto ottimista Dani, eh? È una persona che cerca di rendere felice chi ha vicino, che sia un artista, che sia un amico, che sia la famiglia, lui cerca di è una dedica speciale, una persona che da pochi anni mi segue e mi ha dato tantissima forza e mi ha dato anche tante emozioni, tanto coraggio, ha fatto delle cose molto belle, questa è una di quelle per esempio. E lo devo ringraziare anche questa serata in mezzo suo, come di tanti altri, naturalmente vorrei che l'applaudista, ringraziaste, è il mio, non si dice nemmeno impresario, manager, dice amico suggeritore, si chiama così, è giusta la parola, si chiama Danilo Mancuso. Questo vero e proprio documentario, questo contributo bio, tra l'altro l'abbiamo visto in esclusiva, non so in quante altre parti girerà, credo molte, perché è stato fatto davvero bene. E Coringa l'abbiamo avuto in esclusiva, quindi l'abbiamo visto per la prima volta questa sera. Ora c'è un problema, Danilo qua, Danilo là, dov'è Danilo? Dovremmo avere un altro video per dove c'è proprio Danilo. No, è qui, Danilo Mancuso. Danilo Mancuso. Beh, io lo conosco di fama, ho avuto modo di parlare con lui, di interloquire con lui e beh, come ogni uomo del fare, che agisce, come vi dicevo prima, dietro le quinte ed evidentemente lo fa anche con risultati che abbiamo appena finito di ascoltare, non è che ami molto apparire, ami molto darsi ai microfoni, alla stampa, abbiamo fatto un po' un'impresa con l'impresario, però è tale il radicamento di Danilo Mancuso anche a Coringa che bisognava per forza stanarlo e portarlo qui. Grazie per essere venuto. Grazie a voi, buonasera a tutti. Senti, noi abbiamo fatto anche un po' di studio giornalistico, insomma, ci siamo un po' preparati tra i tuoi uffici stampa, tra anche le testimonianze preziose della gente di Coringa abbiamo colto qualche dato, ma è vero che quando poco più che infante, insomma, eri qui nella realtà di Coringa, avevi paura, mi hanno detto proprio paura di un signore che non c'è più, al quale tributeremo adesso un applauso, Liuzzo. Assolutamente. È vero? Me la racconti sta cosa?
E credo che se fosse stato in vita sarebbe stata la testimonianza anche più bella, no? Con tutto il rispetto per i mostri big che abbiamo visto. Ci racconti Liuzzi un po'? È una figura carismatica, indelebile nella mia mente, che da una parte lo ammiravo, ma dall'altra parte mi intimoriva. E spesso i miei genitori, i miei zii lo usavano come deterrente quando ero un po' birbante, insomma. Attenzione, ecco, che viene Liuzzo. Esatto, sta arrivando Liuzzo, io subito mi mettevo sugli attenti e scappavo subito in casa. Una figura che ricorderò per sempre, sì, Liuzzo. Danilo, ci sono state delle testimonianze molto molto belle, fatte ho col capito cuore. Che forse ho sbagliato la mia carriera di come dire, imprenditore nel mondo della musica, avrei dovuto fare forse lo psicologo, non so. Quindi, ma le due se cose, ci sono questi successi, a quanto abbiamo capito, vanno di pari passo, sì. Però ha detto una cosa il saggio Albano, di una potenza psicologica davvero notevole. Ha detto: sì, va bene l'amicizia, va bene il rapporto professionale, amicale, umano, ma tra l'impresario o manager che dir si voglia e l'artista deve esserci sempre una certa distanza, io direi una distanza fisiologica. E questo è importante, perché noi veniamo dall'Italia dei manager un po', no, tuttofare, dei manager totem, dei manager abituati a farsi fare i massaggi dai propri clienti, insomma qualcos'altro. E questa è una cosa importante, la distanza pur nell'amicizia tra l'artista e chi lo rappresenta. Sì, assolutamente sì, la distanza intesa come rispetto dei ruoli, certo. E poi un sistema basato appunto sulla fiducia, perché se c'è la fiducia c'è la condivisione della progettualità e quindi poi il raggiungimento degli obiettivi, altrimenti è poi difficile anche lavorare. Danilo, perché queste persone che sono ancora nel vivo della loro carriera, e come in Italia e non solo, hanno trovato, io lo accennavo prima, un terreno fertile incredibile, dello stato peraltro più grande e più immenso del mondo, la Russia? Come mai hanno trovato questa grande Perché accoglienza? Questi artisti, Cutugno, Albano, Ricchi e Poveri, sono l'espressione della bella melodia mediterranea ed è quello stile che soprattutto il mondo dell'est ha sempre apprezzato fin dai tempi degli anni Ottanta, dei loro Sanremi gloriosi, e da quel momento non l'hanno mai abbandonato. Loro sono una garanzia e che Dio ce li preservi. Insomma, io ho sentito qualche sera fa Albano, una voce, insomma, assolutamente pazzesca. Siamo tornati ieri, eravamo a Tallinn con Albano e Romina Power a fare un concerto nell'arena di Tallinn con 10.000 persone, ed è bello vedere queste persone così distanti da noi, no? Per cultura, per lingua, eccetera, cantare le canzoni in lingua italiana. Mamma mia. Una cosa che forse è un privilegio che in futuro pochi artisti del presente, dell'attualità, avranno. Infatti io ti volevo chiedere, tu stai già investendo, stai già buttando l'occhio, anzi l'orecchio, sugli Albano, sui Ricchi e Poveri del futuro? Nuove generazioni. Sicuramente sì, però è uno stile diverso. Cioè questa melodia potrà essere ancora... Quella attuale probabilmente no, perché comunque è uno stile un po' diverso, anche perché lo stile di oggi è un po' il rap, sono queste cose che forse un po' scimmiottano delle tendenze internazionali, americane, forse dove sono nate, quindi diventa difficile, come dire, esportare dall'Italia questo genere. Speriamo che le cose possano cambiare, non è un genere che io apprezzo, io mi focalizzo, diciamo così, più sui rappresentanti della bella melodia italiana. Perché hanno un mercato sterminato? Noi parlavamo di Russia, ma anche il Sud America non è da meno. Assolutamente sì, Ricchi e Poveri sono reduci appunto di una tournée in Sud America, a Santiago del Cile, in Perù, e anche lì ci sono successi straordinari che nessuno può immaginare quanto siano grandi. Si può dire che la tua forza in un momento storico in cui l'Italia dei media, molto spesso approssimativi, superficiali, quindi giornali, televisione, i promoter, festival stessi, tra cui il vecchio Festival Bar e Sanremo, dava per bolliti determinati cantanti, ecco, che la loro presunta debolezza alla fine sia stata la tua forza, perché tu hai dimostrato che invece hanno tantissimo da dare e da dire e da cantare. Assolutamente sì, questo è un grande limite dell'Italia, cioè nel senso che le grandi icone
canzone e della musica vengono considerate datate e quindi non più attuali, a differenza di paesi molto vicini a noi come la Francia, che invece tipo artisti come Aznavour, come insomma personaggi di quel calibro lì, sono osannati e sono considerati degli esempi da seguire anche per le nuove generazioni musicali. Lavori ancora in Calabria? Sì, nel senso che ormai la mia organizzazione è ramificata sul territorio nazionale e anche internazionale, ci sono diversi promoter che rappresentano i miei artisti nelle varie regioni, ci sono dei promoter qui che rappresentano appunto la mia agenzia, e spesso quando vedo sui calendari una città calabrese faccio di tutto per prendere un volo anch'io, anche per approfittare di questa cosa, per salutare la mia famiglia, i miei genitori, le mie sorelle. Io un applauso lo farei anche al professore Mancuso, insomma è un personaggio a cui siamo legati in tantissime, in diverse generazioni, perché con il suo savoir-faire, la sua competenza riusciva a rendere le nostre feste, i nostri paesi, le nostre celebrazioni speciali, i cantanti che portava, molto spesso tenendo conto delle difficoltà economiche, certo. Perché un manager deve anche avere questo aspetto umano, no? Certo. Questo aspetto anche sociale, nel capire che il cantante che può essere la ciliegina sulla torta di una gran bella festa popolare, sì, deve costare perché i costi ci sono, ma deve poter essere anche umanizzato in termini, no, di soldini. Certo. E voi lo avete fatto come famiglia, i nostri paesi hanno potuto sorridere ed emozionarsi con la musica, quindi è un grande merito. Noi adesso rendiamo più solenne questo momento attraverso la premiazione e il riconoscimento a Danilo Mancuso. Io chiamerei proprio il nostro presidente Vincenzo Denisi a consegnare la targa. Io volevo dire due parole su Kuringa. Prego, non abbiamo ancora finito. Concesso. Perché Kuringa per me non è solo il nome di un paese della Calabria. Io qui ho dei ricordi bellissimi della mia infanzia, alimentati anche dai racconti di mia mamma sulla nonna, su Giovanna Russo, la mia nonna, che non ho conosciuto, ma un esempio sempre presente nella nostra famiglia, appunto grazie ai racconti di mia mamma. Giovanna Russo poi figlia di Teresina Lo Russo, che a sua volta figlia del farmacista Lo Russo. Questa è la mia radice, diciamo così, curinghese. Ma anche dall'esempio che ho nella mia mente di zia Savina, di Aco, di zio Vincenzo Russo, due figure di un amore e di un affetto straordinario verso di noi, verso di me. Pensate che zia Savina, mi racconta mamma, è stata assistito al parto di mia mamma ed è rimasta per un mese e mezzo a Nicastro, a casa mia, ad accudire noi. Sono delle cose che non si dimenticano, come anche tutte le fiere dell'Immacolata che da piccolo ho frequentato. Venivamo qui, stavamo qui alcuni giorni, no? Momenti di gioia, di festa che abbiamo condiviso con i miei cugini Katia, Battista, Teresa, più oltre agli amici insomma di Kuringa. Queste sono delle cose che, come dire, è vero, non sono kuringhese di origine, ma mi sento kuringhese di adozione, e lo vedo anche quando mi trovo in giro per il mondo, per il mio lavoro, con le tournée in America, in Canada, in Europa, Svizzera, Germania, eccetera, dove spesso nel pubblico ci sono emigrati, no? Alcuni sono di origine curinghese, proprio li vado a trovare, a conoscere, e sento che quelle persone mi appartengono. E come dire, con loro, grazie a loro, io rivivo proprio quei momenti di gioia che ho vissuto qui nella mia infanzia. Una cosa molto bella, una testimonianza anche molto commossa quella di Danilo, eh? Kuringa, Città del Mondo, edizione 2019, a Danilo Mancuso. Grazie, mettiamoci in favore, grazie, di pubblico, grazie, e di, grazie, camera. Grazie. Conferisce il premio il presidente Vincenzo Denisi, tra la gioia e la giusta acclamazione di Kuringa a Danilo. E noi siamo felici per la sua umanità. Grazie. Prego. Grazie al presidente e a tutta l'associazione, ai miei amici Mimmo Lombardo, Antonio Panzarella, Elisabetta, che ho visto stasera con piacere dopo tanto tempo, per questo premio.
Che dire, un'opera del maestro Gerardo Sacco, peraltro, quindi straordinario, grazie. Pesa 200 kg, forse avrà bisogno di, però riusciremo. Ho visto nel video, è stato, come dire, celebrato mio padre, forse più di me, come dire. Però è anche vero, devo a lui. Tanto... Ti vedo un po' incazzato. No, mi fa piacere, perché voglio dire, se io sono qui in questa veste, forse lo devo a lui, non forse, lo escludo, lo devo fortemente a lui. E quindi vorrei dedicare questo premio a mia mamma. Grande! A mia mamma. Beh, io ti posso chiedere una cosa? Concludo il pensiero. Mia mamma, che insieme a mio papà, insieme ai miei zii, figure fondamentali nella mia vita, gli zii Sestito, Giuseppe e Bebè, Sebastiano, meglio conosciuti come Zio Pino, Zio Bebè, e alle mie straordinarie sorelle, come dire, mi hanno dato quegli esempi, quella guida, scusate l'emozione, quella guida, attraverso la guida, gli esempi appunto delle loro figure, quegli strumenti, mi hanno dato quei valori che oggi mi hanno permesso forse di raggiungere gli obiettivi per cui oggi io sono qui e mi date questo premio. Grande. Danilo, ultima domanda. Come abbiamo visto, gli interessi, il business legato alla musica inevitabilmente ti porta a valicare continuamente i confini anche patri, perché insomma gli affari sono altrove. Ma abbiamo avuto questa sera di te, le immagini, le tue testimonianze ci hanno restituito, caro Presidente, quella di l'immagine di un calabrese discretamente ambizioso, discreto e ambizioso al tempo stesso, no? Ma c'è qualcosa che vorresti fare qui nella tua terra? C'è un progetto cui tieni, che vorresti poter realizzare? Io non ti ci vedo sempre fuori. No, assolutamente, vorrei tornare, torno spesso, devo dire la verità, ma vorrei condividere magari un progetto importante che possa portare la bella Calabria in giro per il mondo, magari con cercando magari delle possibili, come dire, risorse anche pubbliche, perché senza il sostegno, certo, purtroppo delle istituzioni e dei progetti di una certa valenza non possono essere, come dire, supportati solo dallo sforzo privato. E noi aspettiamo questo momento. Danilo Mancuso, grazie! Grazie, grazie, grazie. Ragazzi, volete dire a Gerardo Sacco di farli un po' più, ecco, meno zavorrati. Allora, bene, un altro momento premiale. Qui andiamo proprio alle radici curinghesi, sebbene quelle di Danilo siano anch'esse molto, molto forti, e ne abbiamo parlato poc'anzi. Adesso un imprenditore, come capita da diverse edizioni a questa parte, un imprenditore di successo, un imprenditore che con la forza dell'umiltà, con il coraggio, in un ambito imprenditoriale assai difficile, si è fatto strada, si è fatto spazio, si è guadagnato il rispetto dei consumatori, ma io direi anche del mercato, e che illustra con la propria opera curinga, e io direi tutto il comprensorio. Signore e signori, facciamo un applauso al signor Bruno De Pace, chef cucine. Dov'è? Eccolo. Intanto c'è un contributo video, e avremo adesso dei cantanti che parleranno di lei. No. Beh, abbiamo questa clip così bella, così curata, che ci descrive la realtà imprenditoriale di cui è capitano, diremmo, di impresa, di creatività, il signor Bruno De Pace. Una realtà importante, una realtà che ormai conoscono tutti, gioca un ruolo primario sul mercato e che, ripeto, fa onore a Curinga, perché poi, guardate, ci sono questi riconoscimenti che partono, dal mio punto di vista, dalla laboriosità del paese, no? Da chi meglio sa interpretare la storica laboriosità del paese di Curinga. E Bruno De Pace è uno di questi. Nel mentre scorrono
le immagini. Tra l'altro ho avuto una bella idea per la mia cucina del futuro. Volevo parlare con il presidente Paolo Abramo, presidente emerito della Camera di Commercio e tante altre cose, perché un capitano d'impresa insieme al capitano che stiamo celebrando, perché caro Paolo, ci diamo un amichevole tu, pur essendo la manifestazione solenne, con la tua attività sei stato testimone dei successi di Bruno De Pace, perché io poi credo che chi abbia rivestito per lungo tempo la tua carica, io direi le tue cariche, alla fine deve visibilizzare, no? Deve dare un contributo a chi come questi imprenditori si fa davvero in quattro per fare in modo che il proprio territorio esca dai nostri angusti confini. Peraltro quello delle cucine è un settore particolarmente competitivo dove non è facile emergere, insomma, poi nell'Italia della crisi. Sì, intanto consentitemi di salutare tutti gli amici di Coringa, in particolare il presidente dell'associazione, il mio amico Pietro Marzotta, il colonnello ormai generale. Dove sta? Non lo vedo più. Dov'è? Eccolo, laggiù, sempre dietro le quinte per questo invito gradevolissimo. Mi permetto di fare questa sottolineatura perché io non sono coringhese, non sono lamedino, sono catanzarese doc, ma ho un legame particolare con questo paese, Coringa. Antonio Panzarella è uno dei miei più grandi validi collaboratori, e permettetemi in una serata, diciamo, di festa, di salutare la memoria del mio braccio destro di Union Camere Calabria, Giulio Perugino, che non c'è più. Dunque, dicevo, il settore delle cucine, io mi permetto di presentare Bruno, che stimo come imprenditore, ma anche e soprattutto come uomo. La sua storia è molto simile alla storia della mia famiglia, anche se la mia storia è fatta di 5 generazioni e il mio gruppo familiare, diciamo, ha diversificato le attività, ma a livello istituzionale posso garantire che la qualità di questa piccola e media impresa, poi spiegherò meglio tecnicamente perché sottolineo piccola e media impresa, non produce cucine, produce opere d'arte. Voi non so se avete visto nello scorrere delle immagini, questa qualità è una qualità ricercata nel mondo, nel senso che a questo livello solo pochi produttori al mondo riescono a fare cose di questo tipo. Esalta il concetto di manufattura, no? Assolutamente sì. Nella manifattura però c'è da dire che ci sono una serie di ingredienti. L'ingrediente principale è il cuore. Queste cose senza il cuore non nascono. Bruno De Pace e la sua famiglia, partendo dal papà, i suoi 3 figli, hanno dimostrato di avere sagacia, forza, ma soprattutto di avere l'amore, chiaramente, che parte dal cuore, per questo mestiere, per questa terra dove è difficile fare l'imprenditore. Dovete sapere, anzi non dovete sapere, lo sapete, c'è una crisi internazionale in atto, in questo paese purtroppo le cose non vanno così tanto bene, cito molto velocemente gli studi di Confindustria che danno il PIL che purtroppo non è quello sperato dalla politica, che finge di far andare avanti le cose, ma le cose non vanno bene economicamente in questo paese. Perché faccio queste sottolineature? Per dire che gli imprenditori sono coraggiosissimi, sono dei piccoli o dei grandi eroi, perché non producono solo nella loro azienda, ma c'è un sistema indotto che produce all'esterno dell'azienda. Dovete sapere che nell'industria c'è un rapporto produttivo esterno di minimo 1-5, arriva anche 1-20, quindi il fatturato si raddoppia, si triplica, si ventuplica a seconda del settore. Io faccio i complimenti a questo imprenditore perché in questa terra, che è benedetta e maledetta nello stesso tempo, abbiamo tante difficoltà. L'ultima cosa che cito per dare valore aggiunto all'attività di
Bruno De Pace, e uno degli studi di Confindustria della quale io faccio parte. C'è una ricerca approfonditissima e che stabilisce quali sono le difficoltà nel mondo dell'impresa. Ognuno di noi, non conoscendo, voglio dire, queste cose, questa ricerca, avrebbe da dire la politica, non so, la mafia. No, non è la mafia. Non è la mafia, è la burocrazia. La burocrazia al primo posto, che incide circa per il 30% lordo sulle spese di gestione dell'azienda. Non è poco. Dell'azienda. Quindi un eroe, un coraggioso in questa terra, però ce la dobbiamo fare. Non tanto per noi, io ormai sono entrato con i pantaloncini corti nell'azienda di mio padre, adesso ci sono i miei figli, i miei nipoti addirittura. Ma ce la dobbiamo fare, e lo dobbiamo fare non per noi, ma per il futuro dei nostri figli e dei figli dei nostri figli. Grazie Presidente. E ora la testimonianza del Sindaco Serrao. Sindaco, prego. Al mio posto. Caro Sindaco, beh, intanto facciamo dire due parole anche al signor De Pace, che è qui con noi. Questo è un premio che le tributa l'Associazione per Coringa, ma è un po' tutta la popolazione. Immagino che sia una bella emozione, no? Non c'è dubbio. Intanto buonasera a questo splendido pubblico. È emozionante. Non c'è dubbio. Cioè, grazie per le parole espresse dal Presidente Paolo Abramo, che lo stimo sempre da quando ci conosciamo. E, logicamente, che devo dire, siamo una piccola realtà in un territorio sicuramente non molto piccola, no, insomma, cioè, diciamo, siamo modesti perché siamo piccoli, cioè, rispetto a questi colossi che ci sono in giro, quindi siamo delle mosche. Però il discorso nostro qual è di, la problematica nostra è quella di far arrivare la gente qua a Coringa, no? Perché dice, i mobili dove l'ha comprato? A Coringa. Ma che storia c'ha Coringa, questi benedetti mobili? Però non parliamo dei mobili in genere, ma parliamo specificamente delle cucine, living e gabine armadio. Cioè il discorso nostro rispetto alle grosse realtà qual è? È il fatto che la sicura, cioè il cliente quando arriva non viene oppresso, cioè diciamo non viene assillato, sì, ma bensì lasciato scegliere, no? Quindi è consigliato automaticamente, cioè allora trova tutte le sue, come si dice, tutte le sue possibilità di poter soddisfare, anche perché nelle problematiche nelle cucine ci sono molto più problematiche rispetto alla camera da letto, come comodini e quella lì, mentre sulla cucina c'è il pilastro, c'è l'attacco della vela. Quanti dipendenti ha? 13 dipendenti sono, però diciamo, tutta gente del luogo, e diciamo che giornalmente progrediscono, perché montando anche noi la roba all'esterno, cioè ci rendiamo conto delle problematiche, si rendono conto delle problematiche, e automaticamente al rientro delle consegne che facciamo con i nostri mezzi e con il nostro personale, giorno per giorno si modifica quelle che sono le problematiche che noi troviamo a casa del cliente. Signor De Pace, ci sono stati momenti di particolare durezza, no? Noi siamo ancora in una crisi economica ed è giusto dirlo, e lo ricordava anche nella sua acuta analisi il Presidente Paolo Abramo. Ecco, c'è stato un momento di grande sconforto dovuto alla crisi nazionale e internazionale, e l'ha mai sfiorata l'idea di delocalizzare, no? Si usa sempre questa parola con riferimento alle nostre imprese, che fa tremare i polsi alle comunità dove poi queste imprese allignano. Diciamo che non per essere pessimisti, ma giornalmente c'è questo scoraggiamento. Per quale motivo? Per il motivo che noi non c'è nessun condotto in zona dove tu puoi attingere alle materie prime, quindi le materie prime Pesaro, più vicino Veneto, quindi logistica, quindi deve essere, come si dice, deve essere organizzato, perché il cliente che viene poi vuole una data certa di consegna. Quindi con la data certa di consegna noi ci dobbiamo fare i salti mortali per
approvvigionarci delle materie prime, perché in zona non c'è una spilla che può essere... Ma lei mi aveva detto che era abbastanza emozionato e voleva parlare poco, ma... No, mi ha preso per i fondelli, ma... Avete visto che grinta, che brio che ha spolverato del grande capitano d'impresa? Beh, facciamo quindi parlare anche il sindaco. Sì, facciamo parlare il sindaco e poi facciamo... Beh, io sono contento di avere il sindaco Serrao, un bel sorriso il sindaco, certo, un sorriso certo, sempre, cioè bellissimo quando vedi il sorriso del sindaco Serrao, ti dice, beh dai, possiamo parlare un pochettino di tutto, possiamo parlare intanto di questo primo anno di amministrazione abbondante, insomma, no? Però io non le vorrei tediare. No, com'è andata, insomma, com'è andata? Così. Allora, lo dico... Io sono un giornalista, sono un curiosone, poi devo anche trovare altri spunti, insomma. Ti pagano pure per quello, no, scherzo, sono qui amichevolmente. Allora, io amo fare il sindaco di Coringa. Sì. Se mi dicessero fai il sindaco di Catanzaro non lo farei. Ah. Solo di Coringa. Ma è un impegno terribile, gravissimo. Vi faccio un esempio. Io vado in ospedale. Sì. E allora do ordini. Tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, e io poi decido cosa, come operare. Qui succede tutto il contrario, 7.000 persone mi dicono come devo fare. No, la cosa... Tanti allenatori e tanti amministratori. Allora... Però lei ha un indiscusso onore, sindaco, perché a me ogni anno, questa è una cosa seria, mi capita di essere testimone di premiazioni di fior di imprenditori, cioè in un paese una concentrazione di imprenditori, io direi così tenace, è vero Presidente Abramo? Cioè in un paese, non in una grande città, una concentrazione di fior di imprenditori come Bruno De Pace, è una cosa bellissima, un sindaco deve sentirsi fiero di avere questi capitani d'impresa. E chi lo nega? No, lo voglio sottolineare. Allora, io con Bruno mi sono cresciuto, quindi oggi, stasera sono, come dire, ho una piacevolezza unica nel stare accanto a lui. Quando eravate piccoli l'ha cucinato a pennello. E alla sua domanda precedente dico che per quest'anno un pochettino i cittadini li sto facendo soffrire. Ah. Sì, io sono molto onesto intellettualmente e politicamente. Li sto facendo soffrire perché sto preparando delle situazioni amministrative per farli gioire. Ho capito. Questa, no, la non risposta, ho... Sì. La risposta come va quest'anno? Quindi alziamo le tasse al massimo e poi le abbassiamo al minimo. No. Soffrire un altro modo. No, il problema è che ci sono dei servizi tipo l'acqua, dei servizi tipo discariche, cioè tanti servizi che devono essere messi in ordine. Poi un cioè, comune che ha il mare, esatto, la frazione montana. Mi sto impegnando molto assieme ai miei assessori, ai miei consiglieri, ci mancherebbe, non è che faccio tutto da solo, e avranno delle liete sorprese dal punto di vista amministrativo. Riprendo il discorso che facevi su Bruno De Pace. Coringa è dal punto di vista demografico e strutturale e geografico è composta da tre zone, diciamo. Certo. C'è la zona storica dove ci troviamo, che ha mille problemi, e ha l'identità. Infatti, ricollegandoci alla nostra manifestazione, cioè dell'associazione, parlano di identità, memoria e cultura. Qui si radica questo concetto, questo trittico. La capitale economica è a Konya. E a noi fa piacere immenso, lui è un'espressione. Poi ci sono gli agricoltori e c'è uno scambio di ordine culturale umano che va benissimo. Il compito mio è di integrarlo, questo scambio, irrobustirlo, renderlo ancora sempre più proficuo per il bene di tutta la cittadina. Come deve fare un sindaco dei tempi moderni? Non è una battuta. È così. Ma diamo queste pause alla Celentano, ma ci capiamo, ci capiamo. Sindaco Serrao, grazie. Beh, adesso sindaco.
in onore anche alla vostra grande amicizia e a questo momento di riconoscimento può premiare il nostro Bruno De Pace. Eppure guardate, portate il muletto. Io non avrei mai immaginato che nell'età dei capelli bianchi ti avrei dovuto dare un premio del genere. Pensa tu. Però sono molto molto contento. Perché premiare oltretutto un amico aumenta diciamo la gioia e la contentezza. Lo faccio non solo con lo spirito datomi dalla istituzione, ma in termini fraterni, e spero che la generazione dei figli e dei nipoti possa continuare questa attività non con 13 dipendenti, ma magari con diversi zero, ai 13. Grazie. Bruno, chiuda lei questo. Che cosa dire? Non c'è dubbio che di questo premio sono veramente onorato e giustamente ringrazio l'associazione per Curinga per aver scelto la mia... Stiamo arrivando lì alle scale. Ringrazio l'associazione per Curinga per aver scelto la mia persona e lo accetto con molto affetto, diciamo, non c'è dubbio, e con tanta emozione, diciamo, questo premio. E lo condivido con la mia famiglia. Com'è la famiglia? Ecco la moglie. I miei dipendenti e i miei collaboratori che insieme a me giornalmente mandano avanti questa. Signora, lei cambia cucina ogni quanto? Che fortuna! Che fortuna! Che giornalmente si impegnano per mandare avanti questa piccola azienda. Il periodo è quello che è, siamo in una crisi, ne avete parlato, ha parlato anche il presidente di questo, però giustamente dobbiamo combattere con questi grossi colossi, però piano piano insomma ce la facciamo. Avremmo potuto spostarci, andare su altre zone più commerciali, con più utenza, però siamo radicati qua, siamo nati qua anche per continuare, diciamo, un po' quella che è stata l'iniziativa dei miei genitori negli anni 50, quindi siamo nati a Curinga. Continueremo a lavorare a Curinga con tanto tanto orgoglio per essere qua. Curinga nel mondo 2019, un'opera sempre del maestro Gerardo Sacco, per il signor Bruno De Pace, imprenditore di successo. Prego. Grazie. Premia il sindaco Serrao. Grazie pubblico, grazie associazione per Curinga, grazie Curinga. E che sa il sindaco? Grazie il sindaco. È doveroso. Complimenti. Foto. Grazie a voi. Beh, sto particolarmente divertendo stasera, anche perché la brezza è salita, però abbiamo finito qui. Presidente, puoi venire un attimo? Allora, una bella edizione, anche questa una gran bella edizione, personalità simpatiche, gioviali, alla mano, e questo deve essere secondo me, no? Il solco tracciato, ecco, da seguire continuamente. E prima di chiudere, di salutare questo meraviglioso pubblico, qualche appuntamento lo ricordiamo? Quello di giorno 10 con Vicolo e Gusti. Giorno 10 già abbiamo questo appuntamento importante. Vabbè, poi si inizia già con i momenti preparativi nei confronti della bettola, che sarà un altro momento importante per Curinga. Si vede più impegnati. Certo, e per il comprensorio. So che l'amministrazione sosterrà, vero sindaco, questo evento con grande tenacia. Amici cari, io credo che questa sera siamo stati davvero bene insieme
e voglio ringraziare tutti gli amici dell'associazione Per Curinga che nella costruzione della serata, nella elaborazione anche tecnica della scaletta, hanno reso tutto molto fruibile, lineare, senza pomposità, senza lungaggini, che palle. Siamo stati veramente bene perché abbiamo utilizzato il tempo nel migliore dei modi. Grazie Dogo Floro, buona grazie serata. A te. Grazie, alla a te, grazie a te. Grazie a te.